Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di questo portale che ho conosciuto per caso, girovagando sempre sul web, trovo sempre delle cose veramente interessanti. Questo portale si chiama tuttoscienze.org ed è veramente interessante perché ci sono tantissime informazioni di qualsiasi genere a livello didattico che può andare sia da informazioni per quanto riguarda, non so, bimbi piccoli, quindi scuole elementari, ma anche per corsi, insomma, diciamo, universitari. C'è tantissima roba, tantissimi tools che possono comunque essere utilizzati, soprattutto dalle persone che sono nell'ambito dell'istruzione, che può essere sia formale che informale. E infatti potete notare subito che ci sono tantissimi portali, tantissimi post e inoltre ci sono le categorie, quindi dipende da quello che vi interessa, potete selezionare le diverse categorie, è possibile scaricare vari tipi di materiale, perché comunque un'altra cosa interessante di questo portale è che è sotto licenza Creative Commons e sappiamo che sono licenze open che permettono l'utilizzo del materiale didattico o comunque del materiale che si è venuto a creare, che uno crea. E state attenti, insomma, diciamo, leggete sempre la licenza perché il Creative Commons non è tutto uguale, ma ci sono diversi tipi di licenze ed ogni volta lo dico e lo ribadisco perché è giusto che sia così. Quando si utilizza una risorsa che comunque sia, insomma, diciamo, è di altre persone, quindi hanno dato un po' di tempo, hanno messo, insomma, impegno. E lo danno pure gratuitamente. È interessante, insomma, in un certo senso menzionare perché è un po' di visibilità che si può ridare ed è giusto. Comunque, tutte le licenze Creative Commons co hanno questa condizione. E, se non sbaglio, se non erro, qui non è un tipo di licenza, non è commerciale. Quindi voi leggete e c'è scritto tutto quello che potete fare, utilizzare. Secondo me questo insomma, sito è veramente interessante. Ci sono tantissime novità, tantissimo materiale, veramente tantissime informazioni che io l'ho visto da qualche minuto. È veramente pieno, strapieno di anche animazioni e cose veramente carine che possono rendere la lezione sia per quanto riguarda bimbi oppure grandi molto dinamica e divertente. Quindi sta a voi selezionare le cose che vi piacciono, quello che vi interessa e cercare all'interno del sito. Infatti c'è pure la parte, insomma, dove si cerca come in ogni blog, sito e portale che si rispetti e quindi potete comunque condividere. Potete utilizzare, scaricare, vedete subito che vi faccio vedere i contenuti sono sotto questa licenza, infatti non è commerciale e neanche derivato, quindi potete condividere e dovete comunque dire il sito dove l'avete trovato e tutto il resto, quindi dire chi è che è stato a produrre veramente quel materiale. Però è sempre una cosa molto propositiva. Io penso che quando si rilasciano le opere in modo gratuito è proprio perché una persona sta facendo quella cosa con il cuore, quindi ci mette tanto impegno, tanta passione ed è fantastico. Infatti continuerò sempre a cercare dei servizi interessanti, dei siti interessanti che trattino sia argomenti di formazione, ma in generale di che migliorano la qualità di vita, che anche questo, per esempio, secondo il mio punto di vista, la migliora dell'utente, sia per insegnanti di scuola formale che possono scaricare materiale o comunque documentarsi a loro volta e condividere con i propri alunni, e anche per persone che comunque vogliono conoscere una determinata cosa che non sanno e possono trovare tantissime risposte all'interno di questo blog fantastico. Quindi andate su tuttoscienze.org. E spero vivamente di parlarvene di altri siti molto simili o comunque soprattutto trovarli. Quindi, se conoscete altri blog, siti o portali che comunque sono molto simili a quelli dove
effettivamente noi parliamo, segnalatecelo sul forum o sotto il video, che noi sicuramente saremo molto contenti di poter recensire o comunque parlarne, perché sono dei servizi che devono essere sempre conosciuti. Con questo è tutto, vi saluto e ci sentiamo al prossimo video.